Vi capita mai, tipo, quando siete in cucina a bere il vostro bicchiere giornaliero di olio dei pomodori secchi, di fermarvi a pensare a qual è il paese europeo meno visitato? Me lo stavo giusto chiedendo e quindi ho pensato di fare una bella ricerca molto approfondita. Intendo dire che mi baserò sul primo risultato di Google. I 7 paesi meno visitati in Europa. Settima posizione, la Bosnia. Ci sono stato durante lo Slav Tour, mi piacerebbe tornare a Sarajevo e mi piacerebbe anche andare al paese della posizione 6, ovvero la Repubblica di Macedonia. Quinto posto abbiamo Monaco, ci sono passato quest'estate con la Vespa. Alla quarta posizione abbiamo la molto meno cara San Marino, e anche più vicina ai miei gusti. Terzo posto per la Bielorussia, dove volevo andare prima del Covid, però sono saltati tutti i piani, spero di andarci il prima possibile. Seconda posizione per il Liechtenstein. E alla prima posizione, il paese meno visitato d'Europa... Sono arrivato in Moldavia. Il nostro aereo è partito in ritardo di 40 minuti dall'aeroporto di Verona. Quando siamo arrivati qua ci abbiamo messo letteralmente un quarto d'ora tra controllo passaporti, rilievo soldi e sim telefonica, che è costata 3,96 euro per 30 giga. È stato tutto molto veloce, anche perché a sto giro non ho lasciato soldi nel passaporto. E niente, un amico di Reda ci è venuto a prendere i kebab. Adesso ci mangiamo un kebab sotto questo enorme aereo. Buon appetito, raga. Sono le 2 di notte e non fa per niente freddo, si sta da Dio. E ha appena detto: non c'è nessuno per la strada. Che bello, non c'è in giro nessuno. 3 di notte, 3:30 del mattino, in pieno centro, cattedrale di Chisinau. Bellissima questa cosa che tengono i monumenti illuminati di notte. Qui c'è la statua di Stefan il Grande. Oddio raga, ma mi somiglia di brutto, ma sono io. Mentre questo è il Parlamento della Moldavia. Sono molto curioso di vedere il posto in cui dormiremo. 6 euro a notte. Oggi 4 del mattino, ma si può? E sembra un bel posto anche. Per niente losco, eh. È solito zio quanto. Penso che questo sarà veramente un gran bel viaggio. Ragazzi, buongiorno. Questa carta da parati è eccezionale. Ci sono anche... prendi la penna. Ci sono labirinti da fare. 6 euro veramente ben spesi. Per inaugurare la serie dedicata al nostro viaggio in Moldavia, vi faccio conoscere i miei compagni di avventura. Cosa devo dire? Oggi io sono Duccio Conti. In arte Duccio Street Food. Sono Reda Lali e faccio una cosa molto family friendly. E che cosa faccio nella vita, Nick? Lavoro per te. Ciao, sono Dennis e creo contenuti multimediali. Fa lo youtuber. Ah sì, sono un coordinatore di Sivola. Bellino questo angolo di colore. Allora, stiamo facendo la prima passeggiata per le vie della città. Attualmente siamo appiedati perché questa notte, quando siamo arrivati, non c'era la possibilità di noleggiare un'auto. Quindi ora andiamo verso il centro, mangiamo qualcosa, poi boh, taxi, aeroporto, macchina a noleggio e si fa un giro fuori città. Alexa, che lingua si parla in Moldavia? Le lingue della Moldavia sono il russo, il rumeno, l'ucraino, il bulgaro. Vabbè, facciamo che nel caso vogliate organizzare un weekend in Moldavia, cosa che vi straconsiglio, fate prima parlare in inglese con chi lo parla. Per quanto riguarda l'inglese dei viaggi, piuttosto che la grammatica, è molto più importante l'inglese parlato. Se volete migliorare la vostra padronanza dell'inglese, ovviamente. Sapevate già dove volevo arrivare. No, è che Cambly non ha mai fatto uno sconto come quello per il Black Friday. 60% in meno sui piani annuali, più i soliti 10 minuti extra di prova gratuita senza dover neanche mettere la carta di credito. Quindi di base vi straconsiglio di provarlo, non ve ne pentirete. Alla fine, con il piano annuale, vai a pagare meno di 5 euro una lezione in videochiamata individuale di 30 minuti. Più che un ottimo investimento per se stessi e per il proprio futuro. Da fare adesso, perché uno sconto del genere non l'hanno mai fatto e non lo rifaranno. È a tempo limitato e per un numero
limitato di persone. Codice Human Safari 60. E sperando di avervi fatto scoprire cosa gradita, tutti i link li trovate come al solito in descrizione. Grazie Cambly e buona continuazione del video. Saltiamo la colazione e ci buttiamo direttamente in questo ristorante se è aperto. È aperto? Un attimo. Siamo venuti a mangiare in un ristorante turco in Moldavia semplicemente per il fatto che era il primo che abbiamo trovato aperto. Dei ragazzi palestinesi ci hanno detto che si mangia molto bene e in effetti le fotografie sul menù sono davvero invitanti. Voglio vedere se i piatti saranno all'altezza. Nel frattempo abbiamo preso un bel tè turco che è ustionante. Mi sono quasi distrutto il palato mangiando quel peperoncino piccante per intero, però questo posto veramente 5 stelle, buonissimo. E io e Reda abbiamo anche chiesto da bere una cosa molto speciale. Ma perché devo fare il contenuto per il tuo canale? Sono mezzo calabrese, quindi... Di Moldavo non abbiamo ancora assaggiato nulla, in 24 ore quasi, neanche, che siamo qui. È arrivato più tardi. Ovviamente io e Coda, fratello Reda, abbiamo ordinato un paio di bicchieri di dalle, anzi di ayran. Vediamo com'è l'ayran nel ristorante turco in Moldavia. È proprio buono, è proprio buono. Mondiale. Mondiale. No, no. Ma cos'è? Ma è yogurt, zio. Come yogurt? Non ti piace. Amici turchi, amici albanesi, un giorno dobbiamo organizzare un ayran dalle party. Dove ci si trova e si beve solo ayran. E deve essere un posto con tantissimi bagni a disposizione. Un veliero al ragù, pazzesco. No, non ho mangiato lo scotto. È caldissimo. Assaggio solo per il video questa mini fetta di pizza al ragù di agnello. È molto unta, ma ne mangerai una intera. Sa proprio di glutine. Ma che top posto abbiamo beccato. Ma piove? È già arrivato? È già arrivato il taxi. Abbiamo mangiato benissimo spendendo soltanto 10 euro a testa e ci hanno pure chiamato un taxi per l'aeroporto che è già arrivato. Andiamo in aeroporto perché dobbiamo ancora noleggiare un'auto. Però non ha senso noleggiarla in città se poi la dobbiamo riconsegnare in città. Quindi torniamo all'aeroporto, noleggiamo un'auto, così al ritorno la lasciamo lì e ce ne torniamo in Italia. Siamo anche là. Sì, no, siamo comodissimi in questo taxi. Il taxi per l'aeroporto è costato 3,50 euro. Ma tu sei il perro dell'aeroporto. Аэрофлот Кишинев, Москва, Шереметьево, у стойки номер. Commentate Bao Bao Micio Micio perro dell'aeroporto per fare tanti viaggi nel 2022. Okay. E un altro sei comodo. Dopo circa un'oretta e mezza di strada sulle strade moldave, esperienza consigliatissima, siamo arrivati in questo posto che ci hanno consigliato in tantissimi, che si chiama Oreiul Veci, che dovrebbe essere tipo Orei Vecchia. Praticamente andiamo di là, è tutta area pedonale, abbiamo mollato la macchina qui, dobbiamo pagare il parcheggio, dovrebbero essere 10 lei. E 10 lei di ingresso a persona. Non so se si vede, ma ci sono delle mucche che si stanno abbeverando al fiume con un ragazzino pastore. Qui c'è una capretta, ma noi stiamo andando in quella direzione. Ah, dai che ci siamo quasi. Fa molto più caldo di quanto ci aspettassimo. Siamo arrivati, siamo arrivati. Vabbè, guarda che piccoli questi gattini. Ah! Ragazzi, ma che posto pazzesco abbiamo trovato. Ma questo posto è incredibile, è bellissimo. Dentro era quasi buio totale, quindi si vedeva molto poco. Però
ho visto il tizio, madonna, che spettacolo. Comunque è proprio il paese meno turistico d'Europa, cioè a parte noi non c'è in giro anima viva. Però specialmente con questa atmosfera un pochino cupa, sembra proprio affascinante, promette bene la Moldavia. Sono davvero contento di essere finalmente venuto, perché non avete idea di quanta gente moldava, quanti moldavi che mi seguono mi hanno scritto per dirmi: Nick, dovresti visitare la Moldavia, e mi stanno scrivendo adesso mentre metto le storie su Instagram, perché hanno riconosciuto i posti, quindi ci stanno anche dando tanti consigli, come per esempio il consiglio di venire a visitare questo luogo così surreale. Tutto questo che vedete è un anfiteatro che si è formato naturalmente, c'è il fiume qua sotto, lo vedete? Siamo sulla parete di roccia che dà sul fiume ed è stupendo perché è tutto scavato all'interno della parete di roccia. Come monete? Sono le monete dentro. Ah, è vero, hanno incastrato delle monete nei buchi, cioè hanno fatto dei buchi e ci hanno incastrato delle monete. Queste qua sono tutte monetine, sono piene di monetine i buchi. Un silenzio tombale, abbastanza inquietante all'interno. Tra l'altro è illuminato solo dalla luce delle candele. Raga, lo so che tra poco è buio, ma ce la facciamo una passeggiata per le vie di questo villaggetto? Perché no? Tanto è così bello camminare. Incredibile ma vero, abbiamo trovato un ristorante aperto dove fermarci a bere qualcosa, magari mangiare. No, io non c'ho fame. Però un aperitivo, la placenta. Sicuramente. Ah, ma è placenta, non placenta. Zio, c'ha veramente una temperatura interna di 65.000 gradi. Un po' poca, buonissimo. Micidiale, incredibile. Sapevate che in Moldavia c'è un'importantissima e antichissima produzione vinicola e anche la cantina che il Guinness World Record ha definito come la più grande del mondo? Ho visto le foto, è molto bella. Che bello, indovinate chi si deve fare tutta la strada a piedi per il ritorno al buio? Io sto dietro di voi. Vabbè, tanto abbiamo le torce. E l'unica macchina rimasta è proprio la nostra. Ma siamo tornati all'hotel mini. E vai. Ragazzi, io spero tanto che il video di oggi vi sia piaciuto. Io sono super gasato di essere finalmente in Moldavia e non vedo l'ora della giornata di domani. Vi salutano tutti. Salutati, chicchi del vloggino. Saluti. Ciao Duccio. Buonanotte raga. Cioè, al prossimo video.